negli episodi precedenti. Una serata speciale. Andiamo subito con il riassunto e ci vediamo dopo. Intanto, benvenuti nella Tana del Panda. Faccio entrare velocissimamente. Buonasera a tutti da DJ Vincent Drum Machine. Un vero batterista che è Pixel Prog. Buonasera a tutti. Andiamo avanti, Lamer. Andiamo avanti ancora con il mio sosia. Davide Gatti. Bello. Buonasera, buonasera. E facciamo entrare finalmente l'ospite d'onore di questa serata, Roberto Turatti. È bloccato. Sblocchiamo, aiutiamolo a sbloccarsi. Facciamo un applauso. Buonasera. Ciao. No, abbiamo un piccolissimo video per quelle quattro persone che non conoscono te e quello che hai fatto, possono capire chi sei. Facciamo partire il video. E in riassunto, sono il nostro forte. Bello, che roba. Cioè, io suonavo già prima con un altro gruppo, suonavamo sotto una farmacia e quindi abbiamo pensato, c'erano dei camici bianchi, abbiamo pensato di chiamarci Prognosi Riservata. Devo suonare, mio fratello conosceva un chitarrista, un bassista, li ha portati giù, abbiamo cominciato a suonare insieme e ci chiamavamo Trifoglio perché eravamo in tre. Poi è arrivato l'anestesista. Esatto. Mi ha messo la luce, cerca si canta. Un giorno suona il telefono, io pronto, e di là si sento, pronto, ciao, mi chiamo Enrico. Gli ho detto, guarda, noi proviamo stasera, in un cantino lì, sono nati i decimi. Però tu dici, ma perché allora? Vabbè, fammi un'altra domanda. No, vai. Esatto. Entrare Maurizio. Maurizio! Come dice... No. Allora, Maurizio, è arrivato un po' in anticipo così, perché... Così sono più bello. Ah, okay. Ecco, sì. Esatto. Perché ecco. Siamo negli anni 80 ancora, poi arriviamo anche da te. Ecco. Sì, sono... Prima cambia linea se fai live. E però. Salutiamo Maurizio con un caloroso applauso. Anche noi, ma devo comprarmi una webcam. C'hai il famoso audio a scorreggia, non so se conosci. Non so se ti senti male, prendi il tatto di Vincenzo è una cosa rara. Mi dispiace, no, ma l'odore te lo tieni tu, a noi arriva solo il rumore. Sono legato ai Deep Purple perché sono stati i primi con i quali io ho imparato a suonare la batteria. Cioè io avevo in casa la batteria della standard, i Deep Purple, e andavo sopra i Deep Purple e entrava poi mia nonna, mia mamma. Allora basta! Piccolino qua! Vita dura il batterista, vita dura. Ottimo. Così. Morale, un bel momento suona il citofono e si sente di là. C'è da spostare una macchina. E io istintivamente faccio, è un diesel? E quello è un diesel? Minchia che ho detto. Cazzo che tu... Vado giù da Mario Natale e dico, Mario, senti qua, ma macchina, è un diesel, bellissimo. Però io apro ma non entra, pensavo fosse Francesco. Dopo un po' risuona il citofono. Allora viene fuori qualcuno a spostare la macchina o no? E io, è un diesel, ma la seconda fase, ma. Però no, un momento usciamo noi, no? E cosa è successo? Che uno di noi aveva messo la macchina sul passacarraio di quello di fronte. Salvi sta arrivando, questo qua, incazzato nero, fa, ma allora, ma non vedi il passacarraio? Ma quella macchina qua, mettila là! Madonna santa! Cioè, il merito di questo testo lo becca un sconosciuto che gli aveva messo la macchina davanti. Quindi poi siamo scesi, abbiamo fatto il pezzo e... Eccola! Oh.
Ma allora con le ginocchia nascondono la verità. Eh sì, gli era venuto un po' barzotto, bisognava coprire. Leggendo, ma è proprio sospese. Non avevo notato questa cosa qua, che erano sospese. Sì. Allora fa l'indifferente. Mi vai a zoomare? Vabbè, ragazzi, siete veramente maliziosi. C'è la versione privata del Melodyne che se lo tenga. Qui c'è gente che yam per certe battute, eh? Occhio. Ma quanto sono tamarro. Va bene, io direi che con la promessa di rivederci in una seconda puntata, parlando degli anni 90-2000... Allora, Mirko in primo piano saluta tutti e ci manda a cagare! E vi mando tutti a yamme, chiudiamo così e andiamo. Grazie a tutti, grazie Roberto, e buona serata e buonanotte a tutti. Benissimo, ce l'abbiamo fatta.